Fanciulli, buongiorno fanciulle. Vediamo un po' quest'oggi le nostre carte che cosa ci vogliono dire, di cosa vogliono parlarci. Il video ha validità dal momento in cui lo vedete. Ricordate che qui nell'info box ci sono tutti gli estremi per chiedere informazioni di qualsiasi natura e sui consulti personali. E per tutte quelle persone che, ahimè, pensano e ritengono che il canale si occupi solo di tradimenti, triangoli, non lo so, trapezi, quello che volete, invece no. Con il messaggio della mattina noi lasciamo che siano le carte a parlare. Spesso ci parlano di noi e ci danno dei suggerimenti per la nostra crescita. Ovviamente non è che io ho la risposta o le mie carte hanno la risposta l'avete voi, però potreste trovarla entrando in contatto con ciò che le carte evocheranno e quindi risuonando voi capirete per sintonicità se quel messaggio doveva giungervi o no. Allora vogliamo iniziare, utilizziamo varie carte. Innanzitutto abbiamo una carta di apertura mazzo che noi lasciamo sempre perché è un mondo, quindi un'energia positiva anche se la situazione va un po' a rilento, un pochino con il freno a mano tirato, ci sono un po' di ostacoli così da affrontare, meglio affrontarne uno per volta, non tutti assieme, dietro di noi c'è qualcuno che sta per raggiungerci, sembrerebbe anche una sorta di sostegno, di aiuto, di angelo custode. In lontananza un karma che ancora brucia e se si tratta d'amore non abbiamo ancora molto margine d'azione in questa coppia. Quindi quello che sta per accadere in questo momento, uscirete da un momento buio di chiusura, questa grotta nel fondo, quindi avete toccato in parte il fondo a livello di umore, eravate sotto il livello di queste acque, proprio immerse, le vostre ali accartocciate, ma finalmente arriva un aiuto dietro di voi, questa persona che vi sosterrà, questa persona che sarà una sorta di motivatore e quindi vi aiuterà a tagliare, recidere tutte quelle alghe, liane, corde, liane un po' difficili che vi trattenevano nella caverna. Lì dove era solo buio erano solo le ombre. Quindi risollevandovi, alleggerendovi, uscendo fuori, trasformerete quel sentimento che tutto assieme, in un certo qual modo, vi ha schiacciate, vi ha anche mortificate, qualcosa deve essere andato storto, o in ambito di una collaborazione, quindi il sentimento di associazione, di fratellanza, di empatia, o nell'ambito di un amore. Ma adesso queste lacrime ne avete versate tante, sono lacrime di gioia e su questo liquido noi proprio camminiamo, no? Un po' come nel film Oltre il giardino, oppure come il nostro famoso personaggio che camminava sulle acque, no? Siamo talmente leggeri a livello spirituale, la nostra materia non è più di ostacolo che noi non solo sorvoliamo su quanto è successo, ma riusciamo proprio a camminare su questi sentimenti e non li calpestiamo, una sorta di danza, perché finalmente abbiamo recuperato amor proprio e fiducia in noi. Carta di apertura mazzo, ovviamente carta di chiusura mazzo, ma sappiate che tra voi e questa oasi, dove il liquido e il sentimento diventeranno qualcosa di vitale e quindi non più qualcosa che vi può far del male, ma vi restituisce energia e fiducia nel futuro, tra voi e questa oasi c'è di mezzo una fase di confusione, di dubbio e apparentemente anche di situazioni che non si sbloccano. Abbiamo questo deserto piuttosto privo di ostacoli, ma arido, ma di partenza c'è qualcosa di molto solido, quindi voi state andando incontro alla risoluzione di un problema che nel mezzo vi ha costretti a doverlo affrontare da sole, fino a quando non sono arrivati i rinforzi. Potremmo parlare dunque d'amore, ma questo problema che cosa è stato? Beh, qualcuno che vi ha tradite, vi ha imbrogliate. Cara signorina, voi vi siete date, aperte, mostrate, concesse a qualcuno che alle vostre spalle si è comportato molto male, mentre nell'oggi sembrerebbe che la persona che giunge alle vostre spalle sia lui viene a recuperare, o altrimenti sia un'altra persona, vi darà nuovamente fiducia. Voi all'inizio avete timore e quindi magari all'inizio non vi sbloccate subito, ecco anche il perché del non procedere e del non far procedere questa nuova conoscenza, ma poi arriva il momento in cui decidete di andare. Di conseguenza abbiamo il momento anche della gioia, proprio perché questo nuovo uomo, compagno, collaboratore, rivela essersi totalmente differente dal fetente che vi ha fatto soffrire, con il quale ci sono state discussioni, chiusure che si fa risentire ancora nell'oggi, questa persona del passato si fa risentire ogni qualvolta ha bisogno di chiedervi qualcosa, si riavvicina sempre per quanto riguarda l'attrazione, la fisicità, l'attrazione quindi fisica, vi tratta come, o meglio vi sentite trattate come un oggetto, viene a sfogare i suoi appetiti, anzi a saziarvi i suoi appetiti sensuali, diciamo così, ma poi alla fine non vi dà mai gioia,
amore e non restituisce mai quello che ruba. Quindi quello che non vi dà è ciò che conta maggiormente. Però, vediamo subito. Vediamo subito come andranno le cose. Allora, eliminiamo le carte già utilizzate, anche se non le ho eliminate tutte, e questo è stato un errore, quindi cambieremo mazzetto. E la domanda che facciamo adesso è questo nuovo incontro, questa nuova conoscenza, che cosa vi porterà? E poi cerchiamo anche di capire quale consiglio le carte questa mattina vogliono darvi. Allora, beh, guardate, innanzitutto è una sorta di risarcimento. D'altronde lo abbiamo appena detto, quella persona giungerà a voi, vediamo se riesco a recuperare la carta, come un ladro, no? E viene a portare via quello che non vi ha mai dato. Abbiamo detto è l'amore, è la gioia, quindi la letizia, e poi c'era la carta della ricchezza. Vedete? Quindi, cosa accade? Questa nuova conoscenza vi restituisce tutto ciò che vi è stato tolto. E in positivo, quindi, il bene che voi avete fatto a questa persona o ad altre persone viene saldato da un'altra anima. E il bello è proprio questo, ecco perché normalmente noi non dovremmo mai inviare brutte energie e pensieri negativi a chi ci fa del male, perché? Perché noi potremmo anche aver fatto delle cose molto positive per questi individui, uomini o donne. Però probabilmente, e spesso accade, queste gentilezze verranno ricambiate e risarcite, a volte anche con una sorta di dono in più, quindi anche con gli interessi, da un'altra persona, perché il bene va in circolo. Perché se il bene si distribuisse in maniera circolare sempre tra le stesse persone, si esaurirebbe, non frutterebbe, ma se in maniera lineare e a raggiera si distribuisce tra varie persone, varie situazioni, inizia a diffondersi, ad irradiarsi. Quindi quello che vi sta tornando indietro, prima ancora che una soddisfazione nel sentimento e nell'amore, è proprio una soddisfazione in generale, un appagamento, di nuovo ricaricate, forti, convinte, recuperare la fiducia in voi. E poi c'è un passaggio, vedete, c'è una porta che vi attende e questa porta dove vi porta? Dove vi conduce? Per una porta chiusa c'è una porta aperta. Per una notte di neve, freddo e gelo c'è una bellissima giornata di sole. Spesso il pentacolo è associato al disco solare. Quindi questa nuova conoscenza sta per introdurvi in che contesto? Beh, cioè, dai, va bene che voi avete avuto paura, perché abbiamo detto che questo uomo che arriva nella vostra vita, alle spalle, prendiamo semplicemente la struttura, no? Quello cattivo, questo qui il fetente, alle spalle vi ha tradite e quindi ha fatto cose losche e scorrette alle vostre spalle. Arriva un uomo nuovo rappresentato alle vostre spalle, vuol dire semplicemente che te vestito di nero io non capisco, per me tu sei come lui, quindi se tu entri nella mia vita mi porti un sacco di guai e io non mi muovo subito, quindi non faccio procedere la storia, però poi a un certo punto capisco che effettivamente tu sei una grande benedizione arrivata dal cielo e mi vai un po' a ripagare di tutto quello che l'altro ha combinato e allora io che faccio? Mi volto. Cioè noi siamo nello stesso luogo di prima, abbiamo un piccolissimo spazio, c'è cioè 1 metro di distanza tra noi, proprio quello che è prestabilito e stabilito, imposto nell'oggi perché non ci conosciamo. Mi volto verso di te e brindo. Ti riconosco come un qualcosa di positivo che sta giungendo nella mia vita. E allora, fanciulle, qual è il consiglio che vi danno le carte? Cosa potreste e potete fare? Visto che abbiamo capito che questa nuova conoscenza, che all'inizio può farvi anche paura, in realtà si rivela essere una gran bella cosa, una cosa molto positiva, una porta, un'apertura per il futuro, una situazione nella quale investire, e prima ancora di investire voi, investirà l'altra persona, quindi è una cosa fantastica, cioè un uomo che fa per voi qualcosa prima ancora che voi facciate qualcosa per lui. Ecco, prendete in considerazione quest'uomo. Guardate come le parti si invertono ed è meraviglioso perché poi questo è il punto d'incontro quando vi guardate occhi negli occhi. Qui lui è dietro la vostra schiena e voi, no? Fate un po' le indifferenti. Qui siete voi dietro la schiena del vostro imperatore. Quindi a un certo punto vuol dire che la vostra anima farà risvegliare dentro di voi la sensazione che effettivamente questa persona vi attira, non vi fa paura, vi piace e accetterete sicuramente di conoscerla. E questa conoscenza meravigliosa, bellissima questa dinamica, con questi mazzetti differenti, quindi tornano simbologie e anche ci sono delle connessioni molto strette tra
anche i segni, le rappresentazioni su queste carte, vi porterà questa nuova conoscenza, ecco, verso proprio la libertà totale, la leggerezza totale, l'armonia, la nostra chiave di violino, riconnetterci con la nostra armonia, spogliarci di tutto ciò che ci ha appesantite, proprio la serenità nei sentimenti, ma soprattutto nei pensieri, una leggerezza ritrovata ed eccoci qui. L'appeso che si rimette in cammino, veniamo finalmente sbloccati. E che cosa comprendiamo prima di farvi vedere questa? E chiudiamo proprio coi botti, coi fuochi d'artificio: che quella persona dietro le nostre spalle che stava arrivando ci ha fatto tanta paura, perché per noi si sarebbe sicuramente comportata molto probabile come quell'altro, il fedente. In realtà ci stava finalmente liberando da tutto ciò che nel passato ci ha trattenuto in una posizione scomoda che non portava per l'appunto da nessuna parte. Ed ecco che all'improvviso mani e occhi liberi permettono di agire e di vedere che cos'è che avete dinanzi a voi, oltre l'asso di denari che vi porta questo, che dite, può andare? Io direi che è fantastica questa carta. Andare in parallelo, un asso di coppe, e nuotare assieme in questo mare che non ci fa più paura. Quindi noi non solo ci liberiamo, no? L'avevamo visto già con la carta di prima. Guardate la perfezione, cioè guardate come tornano tutte le simbologie. Vieni a liberarmi e io mi posso sollevare nell'ambito del sentimento l'acqua, nell'ambito del pensiero l'aria, e possiamo andare in parallelo. Non siamo quindi più bloccati su questa pietra, ma anzi questa pietra è proprio quell'altare solido che sorregge e motiva e dà anche credito a questo amore che sarà per entrambi una grandissima vittoria. Fanciulle, complimenti a questa sera.